Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna TG, la cronaca in apertura. Intorno a mezzogiorno un colpo è stato messo a segno all'ufficio postale di Via Colombo. Un anziano armato di taglierino si è fatto consegnare del bottino in denaro e poi ha fatto perdere le sue tracce. Ad indagare sono i carabinieri, che hanno già avviato le indagini. Ancora ci occuperemo di viabilità con un intervento del presidente della commissione Annona, il consigliere Giuseppe Federico, per quanto concerne un atto di indirizzo relativo alla rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta. Com'è andata la molitura delle olive per la stagione 2023? Lo abbiamo chiesto a Roberto Antona dell'omonimo frantoio. Poi ci sposteremo a Real Monte per un convegno su marketing territoriale, un'ampia pagina sportiva con il calcio e poi anche il basket con la cestistica che torna in campo questa sera. Andiamo a vedere i servizi. Rapina all'ufficio postale di Via Colombo nel quartiere Marina. Intorno alle ore 12 di questa mattina un anziano armato di taglierino è entrato nel presidio e ha portato via diverse banconote. Il bottino non sarebbe molto elevato, ma per gli impiegati dell'ufficio c'è stato un notevole spavento. Sul posto, allertati da una chiamata alla centrale operativa, si è recato un equipaggio dei carabinieri che ha immediatamente avviato le indagini. I militari dell'arma stanno visionando le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza di cui l'ufficio postale è fornito per tentare di dare un volto e un nome al rapinatore. E secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere poco prima di andare in onda, il cerchio si starebbe restringendo. Per fortuna non si è registrato alcun ferito e una volta arraffato il bottino, il ladro si è allontanato dall'ufficio postale. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. La commissione consiliare Annona ha affrontato un argomento relativo alla viabilità urbana. Le proposte di delibera presentate dall'amministrazione riguardano gli atti di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e custodia dei veicoli sanzionati dopo accertate violazioni al codice della strada e la relativa approvazione delle tariffe per lo stesso servizio. Gli atti andranno adesso al vaglio del Consiglio Comunale. A spiegare i lavori della commissione Annona il presidente Giuseppe Federico. Sì, è un punto molto importante che Licata necessita che venga applicato il più presto possibile, perché purtroppo, ahimè, devo dire che a Licata il rispetto del codice della strada non viene praticamente rispettato. Sarà istituito, diciamo, una convenzione con le varie ditte di Licata che sono in possesso dei requisiti e quindi anche di carrattrezze, perché è la cosa più importante. Quindi prossimamente sarà fatto un bando e quindi tutte le persone che violeranno il codice della strada, quindi parcheggi, faccio alcuni esempi, parcheggi sui marciapiedi, davanti ai passi carrai, in doppia fila, tutte queste cose qua, le macchine, oltre ad essere contravvenzionate, se è previsto il codice della strada, saranno rimosse. L'utente, per poter riavere la macchina indietro, prima deve pagare la contravvenzione al codice della strada, poi deve pagare l'utente per la rimozione e dopo avrà la macchina. Speriamo così. Noi già preventivamente l'amministrazione dà comunicazione alla cittadinanza, perché io so benissimo che il cittadino licatese, se vuole, rispetta il codice della strada, perché in giro per il mondo rispettiamo il codice della strada. Non capisco perché quando arriviamo a Licata
ci lasciamo liberi da qualsiasi rispetto delle norme. Ecco. Sogna il tuo futuro con l'Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata. 3 indirizzi di studio per conseguire il diploma. Indirizzo AFM, Articolazione Sistemi Informativi Aziendali. Indirizzo Tecnico Agrario, Articolazione Gestione dell'Ambiente e del Territorio. Indirizzo Professionale Alberghiero, Articolazione Cucina. E dopo il diploma, resta con noi! Centro ECP Pegaso con più di 66 corsi di laurea, master, certificazioni linguistiche e informatiche, corsi di alta formazione, corsi singoli, corsi di formazione OSA, OS e ASACOM. Si è appena conclusa la stagione della molitura 2023. Che tipo di riscontro avete avuto? Abbiamo visto e letto tante delle vostre iniziative. Sì, allora è stata una campagna olearia diciamo molto particolare, partendo dal fatto che diciamo c'è stata una produzione di olio che è sicuramente di qualità. Abbiamo prodotto tanto olio di qualità. Noi ci teniamo principalmente, il nostro intento è quello di produrre un olio extravergine d'oliva di altissima qualità, e quindi diciamo il nostro diciamo percorso parte sia dal, noi partiamo dalla terra per arrivare fino alla trasformazione qua in brandoio. Noi curiamo diciamo minimi dettagli diciamo dalla coltivazione delle nostre olive alla loro raccolta, allo stoccaggio immediato in brandoio con la molitura immediata. Passaggio importante e fondamentale per produrre un olio di qualità, successivamente stoccato qua in brandoio l'olio e confezionato nelle innovative bagging box che stiamo appunto lanciando come novità, che saranno diciamo uno dei del futuro praticamente per il confezionamento dell'olio. Scuole, abbiamo visto che ci sono state tante scolaresche che si sono avvicinate a questa vostra azienda e avete mostrato come si fa. Sì, in queste settimane diciamo sono stato molto ma molto lieto di accogliere sia bambini, partendo da bambini della materna, elementari, fino a finire anche ragazzi diciamo delle superiori, i corsisti, abbiamo avuto ieri appunto i corsisti dell'alberghiero che sono venuti a trovare, e sono delle esperienze molto ma molto importanti e significative, molto costruttive direi, perché diciamo un conto è vedere soltanto l'olio in sé per sé, un conto vedere la realizzazione di come viene tutta la trasformazione e diciamo i saperi di come viene fatto e come deve essere diciamo fatto in maniera sicuramente giusta, corretta, per avere un prodotto di qualità. Ci pare di capire che l'obiettivo, la strada tracciata è quella di avere un prodotto sempre più bio. Sì, perché praticamente il nostro diciamo discorso parte dal fatto che noi il nostro oliveto, la nostra azienda agricola è già bio da diversi anni, abbiamo già la certificazione biologica, abbiamo fatto la prima molitura in bio e adesso come frandoio siamo molto intenti a iniziare il percorso del biologico anche qua a Licata. Infatti già anticipo che dalla prossima campagna olearia il nostro frandoio avrà una linea dedicata al biologico, quindi anche le aziende che già hanno la certificazione bio o stanno convertendo all'agricoltura biologica potranno diciamo venire a molire le proprie olive qua in brandoio con la tanto di certificazione biologica seguita da etichettatura diciamo certificata per avere il prodotto bio certificato. Dal punto di vista commerciale ci sono anche delle novità, perché c'è la possibilità di spedire rapidamente ovunque. Sì, allora diciamo da un paio di anni, ma principalmente da quest'anno, stiamo puntando molto sulla vendita online, quindi diciamo gli ordini noi che andiamo a ricevere li andiamo a convenzionare nelle nostre bagging box da 5 litri, diciamo che è il convenzionamento idoneo per permettere all'olio di non stare diciamo a contatto con luce, ossigeno e sbalzi di temperatura che possono compromettere e rovinare il prodotto, quindi lo conserva maggiormente a più tempo per la sua durata, quindi avere un prodotto ricco di polifenoli e di tutte le sue proprietà organolettiche per più tempo possibile. Poi noi li andiamo a confezionare e stoccare in pacchi che noi andiamo a spedire con Corriere Espresso sia in Italia che all'estero in tempi molto rapidi. Entra in un regno di creazioni firmate da designer internazionali, scelte con la massima cura per esaltare la bellezza e l'individualità di ogni piccolo protagonista. Da noi troverai sempre il look perfetto per ogni occasione, da outfit casual a quelli più raffinati ed eleganti con Elisabetta Franchi, Moschino, Liu Zhou,
Miss Blue Marine, Armani, Mona Lisa e Trussardi. Migotex, veste con stile ed eleganza anche la tua casa, con Blue Marine, Liu Zhou, Missoni, Via Roma e Swad Dondi. Migotex è molto di più di un negozio, è famiglia. Vi aspettiamo in Corso Umberto 6 a Licata. Stiamo lavorando a 360 gradi e stiamo lavorando su diversi fronti. Apriremo a breve il sito. Speriamo di poter assistere nel più breve tempo possibile al riconoscimento della Scala come bene UNESCO e speriamo anche che questa bella squadra di questa mattina e tante altre attività, possibilità e quant'altro ci portino presto a poter dire: noi siamo un paese turistico di qualità, noi siamo un paese di eccellenza che fa delle bellezze del proprio territorio il suo cavallo di battaglia. Ringrazio la sindaca di Real Monte che ci ha dato la possibilità di realizzare per me un sogno, un qualcosa che è unico in Sicilia, aver organizzato il marketing territoriale. Abbiamo fatto scendere una relatrice dal Veneto, è veramente esperta, principalmente in attività turistiche. Oggi deve essere non una giornata solamente dedicata alla formazione, ma deve essere un inizio di un percorso per coinvolgere il territorio a darsi una mossa e per creare sviluppo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo una scuola di formazione, ci interessiamo alla formazione, ma dovremmo fare anche tutti impegno sociale. Abbiamo creato un'area che si chiama Welfare e che cerchiamo persone, imprese, amministrazioni che ci affianchino. La sede Unicurs di Licata è polo di studi dell'Università e Campus. L'ampia offerta formativa abbraccia 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, certificazioni informatiche e linguistiche. Con Unicurs potrai usufruire di molteplici agevolazioni economiche sulla retta accademica. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno e durante il percorso universitario avrai un tutor personale sempre al tuo fianco. Unicurs di Licata. Ci prendiamo cura dei vostri obiettivi. Enrico, domenica una vittoria importantissima su un campo difficile come quello della Gioiese è stata una vittoria sporca. Sì, è stata una vittoria sporca perché la partita si è messa subito in salita, però noi non abbiamo mollato e con carattere, con determinazione siamo riusciti a portare a casa questa vittoria di cuore. Secondo gol in campionato per te, un gol importantissimo perché ha dato il via alla rimonta del Licata e poi tante emozioni anche nell'esultanza. Sì, sì, è stato un gol importantissimo proprio per la partita sporca che è stata, diciamo, non so cosa mi è passato per la testa, ho fatto questa corsa disperata a liberatorio. Però adesso è tempo già di voltare pagina, domenica c'è una partita importantissima contro il Sant'Agata, una delle rivelazioni di questo campionato. Che partita vi aspettate? E chiaramente vincere sarebbe importantissimo anche a fine della classifica. Sarà una partita tostissima sicuramente, noi dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti anche per i nostri tifosi che domenica non sono potuti venire per un incidente, sicuramente verranno domenica a sostenerci. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare!
I don't need some truth. I don't need some.